Abbiamo mister Gennaro Iezzo. Grande mister, come stai? Tutto bene, buongiorno a tutti. Grazie per essere oggi qui con noi, Gennaro. Chiaramente ci soffermiamo su Napoli, su Salernitana Napoli, visto che si giocava all'Arechi. Fino al gol di Di Lorenzo la partita era sembrata molto complicata per gli azzurri. Avevi la stessa sensazione oppure avevi capito che magari bastava poco per sbloccare una gara del genere? No, ti dico la sincera verità, ero abbastanza tranquillo perché penso che anche Spalletti si aspettava comunque una Salernitana che si difendesse molto bassa per cercare un po' di non lasciare spazio alla formazione partenopea, perché sappiamo il Napoli quando gli dai spazio, gli dai profondità, è una squadra che fa male. Allora giustamente Nicola ha optato per una difesa molto bassa con questo 4-5-1 che comunque ha fatto abbastanza bene per quello che erano le possibilità della squadra, perché non dimentichiamo, venivano comunque da una sconfitta pesante a Bergamo e lì un allenatore giustamente ci pensa su prima di andare magari all'arrembaggio contro una squadra, come ho detto prima, il Napoli, che quando ha spazi fa male. Però le sensazioni erano quelle che comunque il Napoli potesse prima o poi trovare lo spazio giusto, i tempi giusti per far male alla Salernitana. L'ha fatto con tranquillità, mantenendo un possesso palla del 75%. Penso che comunque sulla vittoria non ci siano mai stati dubbi. C'erano stati dubbi invece su Alex Meret, dobbiamo riconoscerlo. Gennaro, tu non li avevi mai avuti, avevi sempre sottolineato come la sua tecnica fosse invidiabile per la maggior parte dei suoi colleghi in Serie A. È bastato, ecco, forse dargli un po' di fiducia per essere ripagati contro la Juventus. L'intervento sulla deviazione di Rachmani, che salva evidentemente il risultato, i bianconeri avrebbero segnato il 2-2. Contro la Salernitana, nei minuti finali, anche se si era sul 2-0, evidentemente quella parata su Piontek ha dato una tranquillità a quel finale di gara. Oggi, se dovessi fare un podio in Serie A, Meret a che posto lo metteresti? Oggi penso che Meret è stabilmente al primo posto, perché io penso sempre che quando una squadra continua a fare grandi risultati come li sta facendo il Napoli, avendo adesso un vantaggio, aspettando la partita di stasera tra la Lazio e il Milan, 12 punti di vantaggio sulla seconda, finendo il girone di Champions League primo a questi livelli, penso che il merito sia della squadra, e nella squadra c'è un signor portiere che si chiama Meret, lo sta dimostrando domenica dopo domenica, che molti di quelli che magari l'hanno contestato, e non parlo soltanto dei tifosi, ma parlo molto spesso anche soprattutto di chi magari fa l'opinionista o è addetto ai lavori, no? Come vuol dire, certo. In giudizi molto affrettati su questo ragazzo. È bastata la continuità, perché quando uno alla base ha talento, tecnica da vendere, poi basta la continuità. Il Napoli gliel'ha data a sto ragazzo e lo sta. E Meret sta ripagando questa fiducia data dal club e dall'allenatore con prestazioni di altissimo livello. Ma dici che è migliorato solo dal punto di vista, come dire, mentale, della sicurezza, oppure anche dal punto di vista, ecco, tecnico, fisico, insomma, chiamiamolo, ecco, pratico? Ma io penso che lui a livello tecnico non doveva migliorare nulla. È sempre stato un portiere molto forte tecnicamente, a livello di esplosività, di reattività, è uno dei portieri più forti. Quello che, come ho detto prima, gli mancava era quella continuità che poi ti fa acquisire esperienza, ti fa acquisire autostima. Il giocare spesso con la linea difensiva con i tuoi compagni, inizi anche a trovare quei meccanismi e quei sincronismi che serve a tutto il reparto difensivo, non solo la linea difensiva, ma della linea difensiva fa parte anche il portiere. Questo ha fatto sì che praticamente, questa continuità ha fatto sì che praticamente Meret arrivasse ad un livello importante, come tutti quanti noi ci aspettavamo. Sì, Gennaro, io vengo anche a quella che è la questione vice Meret, perché leggevo una statistica fino a questo momento, Alex praticamente le ha giocate tutte, 26 su 6, un play-in anche di
di minutaggio, porte girevoli come non mai. Sirico dovrebbe lasciare anche perché si aspettava qualche minuto in più, si aspettava qualche minuto perché in realtà non ha mai esordito. Scambio con Gollini. Innanzitutto ti chiedo il tuo giudizio su Pierluigi Gollini, che negli ultimi 2 anni è un po' faticato proprio a trovare posto dopo che è andato al Tottenham, adesso con la Fiorentina. E che coppia andrebbe poi a costituirsi Meret Gollini? Tra l'altro si conoscono anche loro proprio grazie alla nazionale. Ma io partirei prima dal discorso di Sirico. Non capisco perché questa scelta del ragazzo che vuole andare via. Cioè, vai a Firenze comunque in una squadra dove non lo so se troverà spazio per giocare, anche perché le competizioni non sono tante. Penso che gli è rimasta il campionato alla Fiorentina, mentre magari il Napoli c'ha, cioè, le due competizioni, la Champions League, il campionato, un po' di spazio, penso che con qualcosina potevi trovare forse più a Napoli che a Firenze. Poi sono scelte di ognuno, fa le sue scelte, è libero di fare le scelte che vuole, però non l'ho capita. Sul fatto di Gollini, vabbè, Gollini, come hai detto tu, diciamo nelle ultime annate non è che ha fatto benissimo, anche se quando stava all'Atalanta era un portiere, un ottimo portiere, è sempre stato un ottimo portiere, molto efficace, molto, 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 come dire, dava molto sicurezza. Però è una coppia dove sicuramente il Napoli perderà sul discorso esperienza, sul discorso spogliatoio, una pedina importante che era Sirico. Però arriva un portiere che comunque basta che lui capisca che deve stare lì al posto suo e deve dare la mano a sto ragazzo, a Meret, che deve ancora continuare a crescere, e spero che Gollini capisca questo e si metterà a disposizione del club. Ma cos'è che ha portato, come dire, Gollini ad avere un rendimento praticamente nullo negli ultimi anni? Scelte sbagliate? Cosa può influire nella carriera di un portiere così tanto, Gennaro? Ma molto spesso è anche magari... Cioè è andato al Tottenham e non ha visto campo. Alla Fiorentina qualcosina, però poca roba. E te lasciano il titolare. Allora, lì partiva, comunque, partiamo che lui stava a Bergamo e stava facendo benissimo, insieme a una squadra che funzionava bene, e lui ha fatto il suo dovere. Poi giustamente arriva la chiamata importante all'estero, lui l'accetta, poi magari molto spesso si arriva si va a giocare magari in un altro campionato con, come dire, abitudini diverse, molto spesso, sai, questo potrebbe anche portare a una a non rendere come non vorrebbe. Poi è ritornato in Italia, a Firenze, non ha fatto benissimo, che comunque purtroppo nell'arco di una carriera di un calciatore, in questo caso di un portiere, ci sono quelle annate che magari non ti gira sempre bene, però poi sta nella forza del ragazzo, nell'autostima, nell'allenarsi bene, nella voglia di rifarsi, che poi può portare magari a un cambio di tendenza. Però questo sta nella testa di Gollini. E dipenderà chiaramente anche da lui. Certamente, forse anche tu avresti fatto lo stesso, no? Cioè, se devi far panchina a Firenze, tanto vale andare a Napoli e provare a smuovere un po' le acque in una squadra che chiaramente lotta per lo scudetto. Ripeto, quando si deve cambiare è perché uno cerca sempre lo spiraglio giusto per cercare di trovare, diciamo, un po' di spazio. Però in questo caso sì, perché io penso che Gollini giocare, magari avere la possibilità di andare anche di vincere lo scudetto e stare ancora in corsa per la Champions League, è normale che tra Firenze e Napoli scelgo Napoli. Però ripeto, lui troverà un po' la stessa situazione, un po' come noi a Firenze, perché qua Meret sta facendo bene. Poi penso che oramai si sia anche l'allenatore, ma lo stesso club, oramai si è puntato su sto ragazzo, che giustamente penso che dovrebbe rinnovare. Se non si muove il Napoli, veramente si rischia anche sto ragazzo di perderlo. Sì, perché poi si rischia la beffa. Da quando la scorsa estate il Napoli non sapeva se puntarci o no, sondando Kepa,
guardando a Keylor Navas, firma un rinnovo, diciamo così, interlocutorio da lì a 2 anni, giusto per evitare che se ne vada a zero, e oggi invece poi dovrà fare sicuramente dei conti diversi se continuano così le sue prestazioni. Federico Pastorello già ha parlato di interessi dall'Inghilterra. Un'ultima curiosità, Gennaro, per salutarti, ovviamente ringraziandoti sempre per essere qui con noi, ma Caprile del Bari invece in questo momento a che punto è della sua crescita secondo te, dove può arrivare, se può anche percorrere le orme di Neret e se sarebbe per lui saggio farlo a Napoli? Allora, io penso che, come ho sempre detto, forse anche in passato, quando si parlava anche di Nikita Contini, di altri portieri, io penso che i ragazzi giovani devono giocare, devono, cioè, portare Caprile al Napoli e non giocare e soltanto fermare la crescita del ragazzo. Allora, se lo fai pian piano, adesso in C, in B, poi magari lo farai in Serie A o col Bari o con un'altra squadra, magari in prestito. Avere la cosa importante è quella di giocare, soprattutto per i portieri. E allora, dopo 2-3 anni di esperienza fatta magari in squadre che non devono chiedere grandissime pretese al campionato, poi lo valuti e pensi forse se è il caso di portarlo in un club importante come il Napoli. Ma portarlo adesso e bloccarlo dietro Meret vuol dire bloccargli la crescita, che sicuramente non farà bene al ragazzo. Perfetto, grazie mille Gennaro, grazie mille mister, grazie, un grande abbraccio. Grazie a voi ragazzi, ciao, buona serata.